Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays 1973 Channel, un saluto dal vostro amico Salvo. In questa lunga videoclip parliamo del gioco Borderlands, quindi questa videoclip è mirata a tutti i fan del genere Borderlands ragazzi. Quindi tiriamo le somme sul gioco Borderlands 3, che mi sembra il momento giusto, visto che ora sta uscendo l'ultimo DLC, che è lo Psycho Craig, il fantastico sconquasso. Io già ho potuto vedere 15 minuti di gameplay, mi auguro che sia bello, però sostanzialmente è uguale agli altri DLC, non c'è niente di interessante, almeno a mio parere. Perché dico questo, ragazzi? Perché se dobbiamo tirare le somme, come ho detto poco fa, Borderlands 3 è un bellissimo gioco, un bellissimo gameplay. L'unica cosa che hanno sbagliato è il boss finale, cioè i fratelli Calypso, cosa che io non avrei messo. Io avrei messo o Jack il Bello o un altro boss più carismatico rispetto a loro due. Poi il discorso dei personaggi non giocabili è una fesseria, ragazzi, perché lo sappiamo benissimo che se non mettono giocatori giocabili, il Borderlands 3 è destinato a fare una brutta fine, finisce nel dimenticatoio. Quindi sono convinto che nel secondo Session Pass, che ci sarà, lì o aggiungono, come ho detto, nuovi giocatori, perché se mettono altri DLC, secondo me la cosa stufa, perché giocare sempre con gli stessi giocatori è un po' noioso, pure se metti armi nuovi e quant'altro. Quindi la cosa che deve fare la Gearbox è, purtroppo, no, purtroppo, è una cosa giusta, mettere nuovi giocatori, nuove abilità, espandere la storia o fare storie a parte nei DLC. Almeno questo è quello che penso io. Poi mi piacerebbe leggere anche i vostri commenti e sentire cosa voi ne pensate di quello che io ho detto adesso, ragazzi. Perché, ripeto, a me Borderlands 3 o tutti i Borderlands piacciono da morire. Solo che ora, come ho detto, l'ultimo sta incominciando a diventare un po' noiosino, io l'ho giocato un centinaio di volte e, come si dice, oramai ne abbiamo fin sopra i capelli, quindi mi aspetterei nel secondo Session Pass, come ho detto, nuovi personaggi, o se no il gioco è destinato a morire. Perché in teoria Borderlands 3 può essere infinito, ragazzi, possono metterci tutti i DLC di questo mondo, sempre tramite pianeti. Io per esempio avrei messo anche qui la modalità Digistruttor che c'era nel Borderlands 2, una vera sfida, proprio ma vera vera vera, cioè per dare la soddisfazione a chi che la finisce di avere armi ultra potenti da poter utilizzare anche nel gioco, che qui si fa ugualmente, però è la soddisfazione di riuscirci o da solo o in gruppo. Ecco perché dico che possono aggiungere tutto quello che vogliono come DLC, però ripeto, la sostanza è devono mettere nuovi personaggi o il gioco diventa monco, perché giocare sempre con gli stessi stufa. A me già un po' sta incominciando a stufare. Sono curioso di vedere questo ultimo DLC perché mi interessa sapere la storia dello Psycho e la storia di Maya. Si vocifera che questo DLC si dovrebbe vedere Maya parlare con Craig perché lei lo fa rinsanire e quant'altro, almeno così gira sul web, ma lo scopriremo tra, mancano quanto, quante ne abbiamo oggi? Ne abbiamo due, tra 8 giorni, il 10 esce il DLC, ci sarà l'ennesimo rottura di scatole del level cap, che la cosa mi sta incominciando a dare fastidio perché mi costringe a ricercarmi tutte le armi e quant'altro, quindi è una seccatura infinita. Io dico alla Gearbox, maledizione. Purtroppo il level cap ancora continuerà a salire, perché facendomi i conti sulle abilità, mettendo i due rami e prendendo metà dell'altro ramo, nel terzo ramo arriverà intorno al livello 80, arriverà. Quindi ci romperanno le scatole ancora un bel po' con sto level cap, che onestamente dà fastidio, perché non è facile trovarsi tutte le armi nuovamente a livello massimo, le armi che vuoi tu, insomma ci devi perdere un bel po' di tempo e diventa stancante anche questo.
Quindi ragazzi, io avrei piacere di leggere i vostri commenti, cosa ne pensate, perché come vi ho detto un secondo Session Pass uscirà certamente, perché ieri mi trovavo a leggere nel canale Twitter di Gearbox, ho letto anche un Twitter di Randy Pitchford dove faceva una specie di sondaggio e chiedeva a ai giocatori della comunità americana di Borderlands cosa ne pensassero di aggiungere nuove cose sul gioco. Poi la cosa che mi dà fastidio è che solo la comunità americana, perché stranamente la comunità italiana, che io ancora non riesco a capire quale sia, io per esempio ho una mia community di Borderlands su PlayStation 4, Borderlands 3 fan Italia, ragazzi, siamo 124 persone, la mia fanpage, la mia community è molto attiva, quindi non capisco quale sia la vera community italiana e perché non si faccia sentire o non dia idee alla Gearbox sul gioco. Ma staremo a vedere. Ripeto, se non ci mettono nuovi giocatori, il gioco è destinato a finire nel dimenticatoio perché, ripeto, diventa noioso. Io già è un periodo che non ci sto giocando più. Ora, per esempio, giocherò, come ho detto, quest'ultimo DLC. La cosa fastidiosa è che purtroppo dovrò ricercarmi le armi, però momentaneamente me lo finisco con le armi che ho, vediamo cosa trovo e poi vedremo lì da farsi se continuare oppure no. Ok ragazzi, questa videoclip finisce qua. Io sono curioso di leggere i vostri commenti. Se volete, in tal caso organizziamo in diretta live una discussione su Borderlands 3, per leggere, per diciamo sentire i vostri commenti proprio in diretta dal vivo. Ditemelo voi se volete che io lo organizzi, così possiamo metterci a confronto tutti quanti, ragazzi. Me lo scrivete nei commenti, se io vedrò parecchi commenti a riguardo, sarò ben felice di realizzare una diretta live su questo argomento che a me è molto caro, ma spero anche a voi che siete come me patiti del genere Borderlands. Ora io vi saluto, pubblicherò questa videoclip e sarò ansioso di leggere i vostri commenti. Come sempre io vi saluto, vi chiedo di lasciare un bel pollice all'insù per sostenere il canale. Come sempre io vi ringrazio tutti quanti e ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.